Ma le periferie si scoprono vivendole e questo è un modo per viverle. È un Natale che è allargato, l'avevamo già detto, e che in questo caso, grazie all'idea di qualcuno, si è potuto svolgere in un luogo per il secondo anno che raccoglie tanta gente che ha bisogno di stare insieme. Quindi sono convinto che l'idea di allargare, come stiamo cercando di fare con il tempo, perché chiaramente ci vuole tempo, tutte le iniziative in tutta la città serva, ed iniziative appunto come questa servono appunto a creare più sinergie. La collaborazione è un termine che uso spesso e ho usato spesso in questo anno e mezzo e continuerò a usarlo perché se ognuno riesce a fare una piccola parte del proprio dovere, diciamo così, funziona tutto meglio e questo è un esempio palese in base al quale tutti insieme si è creato un momento importante che, ripeto, si creerà anche nei prossimi anni perché merita di essere creato. La periferia risponde sempre bene, noi siamo contenti, la rete sta sempre funzionando meglio e questa è la migliore risposta che potevamo avere in un quartiere complicato, non tanto difficile ma complicato. È importante esserci in periferia, frequentarla e quindi sostenere con la rete delle associazioni, quindi ringrazio tutti i volontari, la Croce Rossa, ARB, Nini Lab, Antea, Sanulf, ABC Bambini in Corsia, ci stanno dando una grande mano insieme alla parrocchia del CSI per animare questo quartiere e i risultati ci sono. Siamo contenti che l'amministrazione ci sta sostenendo e sta collaborando in rete e credo che questo sia un valore aggiunto importante. Bisogna lavorare in rete per costruire futuro e speranza per i ragazzi e per il territorio e credo che Messina si stia meritando uno spazio importante e noi ci vogliamo essere per cambiare il destino del nostro territorio. Siamo al servizio del nostro territorio, è il nostro obiettivo principale, ma comunque siccome stiamo crescendo parecchio, siamo a disposizione di tutte le associazioni che ne hanno bisogno. Hanno bisogno di poco per socializzare, hanno bisogno di attenzioni e noi insieme alla CISL e a tutte le associazioni che del nostro territorio che stanno collaborando, gli stiamo dando queste attenzioni che meritano.